grande successo per la 25esima edizione di Assaggi tra le mura nel borgo di Cigiano, frazione del comune di Civitella in Valdichiana. La manifestazione, che si svolge ogni primo sabato di luglio di ogni anno, vede coinvolta un'intera comunità, grazie all'organizzazione della Proloco. Una festa che unisce varie generazioni e che si svolge qui nel centro storico di Cigiano, riscoprendo questo borgo, questa parte del paese che è più sconosciuta e che ha una storia millenaria e che però oggi diciamo tentiamo di recuperare dopo l'abbandono degli anni 70-80. Oggi insomma cerchiamo in tutti i modi, con qualche nuovo insediamento, di recuperarla. Questa bella festa cerca di valorizzare questo luogo. Centinaia le persone che arrivano da ogni angolo della provincia, ma anche oltre, circa 500 i commensali che si sono potuti godere una cena tipicamente toscana, annaffiata dai vini tipici dell'Aretino, con tappe gastronomiche dislocate negli angoli più suggestivi del borgo. Spazio anche al cibo per l'anima, con la presentazione del libro di Lorenza Maria Mori, Sim, il parassita. Dunque, è l'arrivo di una creatura aliena che viene interpretata, infatti intitola Sim, il parassita, di una creatura aliena in un paesino della Valdichiana. Arriva dal cielo, dall'universo, insomma, e possiamo dire che comincia a contagiare un po' di persone, e bisogna capire nel corso del libro se è un contagio oppure se è una cosa molto diversa, più positiva, che magari serve un po' a cambiare la vita della gente della Valdichiana in meglio. E la mostra fotografica di Roberto Lavini. Iniziamo dalla cianotipia, che risale intorno al 1840, per finire poi con procedimenti di stampa alla gelatina d'argento, che sono invece quelli un po' più recenti. Sono tutti procedimenti fotografici cosiddetti analogici, o meglio zero pixel, cioè non senza digitale, esatto. La serata si è conclusa con tanti balli e divertimento curati da Lorenzo Paggetti e Omero & Friends. Un applauso all'organizzazione di Cigiano per Assaggi fra le mura. E ora, ragazzi, scatenatevi e basta!